Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus e con le affinità di coppia. L'amore, cosa riserva nel corso di questa che è l'ultima settimana d'estate, quella che va dal 16 al 22 di settembre. Dopodiché da domenica sarà autunno, equinozio d'autunno il 22, domenica alle 14:44. Per l'Ariete, molto bene questa settimana con l'Acquario e il Capricorno, stranamente anche, però con l'Acquario ritorna questo feeling che si era un po' smarrito, meno bene invece con la Bilancia, ma sappiamo che con la Bilancia c'è un rapporto di amore e odio. Toro invece molto bene con la Bilancia, c'è ancora molto astio e devo dire incomprensione con lo Scorpione. Ma del resto, tra Toro e Scorpione, un po' come tra Ariete e Bilancia, due segni opposti, c'è sempre un motivo per litigare. I Gemelli invece, bene con l'Acquario, bene con lo Scorpione, bene con la Vergine, meno bene invece con i Pesci e con il Sagittario, che sono segni tradizionalmente ostili. Per il Cancro bene, benissimo devo dire con i Pesci, meno bene con i Gemelli e la Vergine. Per il Leone molto bene con l'Acquario, stranamente molto bene, altrettanto stranamente con lo Scorpione, con i Pesci e il Capricorno non c'è proprio modo di comprendersi, di capirsi. Per la Vergine bene con i Gemelli, meno bene con Acquario, Pesci e Sagittario. Andiamo alla Bilancia, molto bene con il Toro, abbiamo detto c'è una grande affinità con questo segno, mentre con lo Scorpione avete più di qualche difficoltà, amici miei. Per lo Scorpione molto bene con il Leone, con i Gemelli, molto bene anche con il segno del Capricorno, con invece la Bilancia e con il Toro più di qualche difficoltà nel corso della settimana. Sagittari, avete un grande feeling con i Pesci nel corso di quest'ultima settimana d'estate, stranamente. Invece con la Vergine, con i Gemelli e con il Capricorno proprio non riuscite a capirvi. Per il Capricorno bene con l'Ariete, bene anche con lo Scorpione, difficoltà con il Sagittario e con il Leone. Per l'Acquario bene con il Leone, abbiamo detto, molto bene con i Gemelli, molto bene con l'Ariete. Con la Vergine invece tante difficoltà. E chiudiamo con i Pesci, che avranno un grande feeling con il Cancro, abbiamo detto, ma anche con il segno del Sagittario, mentre troveranno tante difficoltà con i Gemelli, con il Leone e anche con l'opposto segno della Vergine. Allora, chiudiamo qui anche l'appuntamento con le affinità di coppia per l'ultima settimana dell'estate. Beh, io vi invito a seguire i miei canali, a mettere un mi piace su Facebook, su YouTube. Abbiamo anche questa nuova opportunità su YouTube, la possibilità di fare una donazione assolutamente volontaria, libera, se vorrete farlo, per sostenere anche un po' il canale, magari anche darmi la possibilità di avere più tempo da dedicare al canale per trattare più approfonditamente anche degli argomenti che, se volete, potete indicarmi magari lasciando un commento sotto il video, se c'è un argomento che vi sta particolarmente a cuore e magari avreste voglia che fosse sviscerato un po' più approfonditamente. D'accordo? Fatelo. E come al solito, anche per questa settimana, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna.